Gabriele Varano è stato sassofonista di Peppino Di Capri, dei Rockers, dal 1958 fino al 1968, per 10 anni. È stata una delle figure principali, della prima formazione, uno dei simboli. Varano, i suoi inizi, i suoi esordi, soprattutto prima dell'ingresso nella formazione e soprattutto la scelta degli strumenti, i fiati. Il clarinetto, ho trovato il clarinetto in cantina, che era tutto scassato, l'ho aggiustato e ho cominciato a strimpellare il clarinetto. Dopodiché, con degli amici, abbiamo fatto il solito gruppetto, poi c'è stato l'amore per il jazz, poi il Dixieland e poi il sassofono. Il sax tenore, quello fa l'apparizione dopo il clarinetto, Assolutamente sì, dopo, quando ho cominciato a suonare in maniera professionale. A Roma, A Roma, certo, a Roma. e anche a Milano. E anche a Milano perché mi ingaggiarono dei musicisti milanesi, un gruppo famoso allora che si chiamava Totò Ruta, e mi ingaggiarono perché mi videro a Roma in un night e mi convocarono a Milano per fare la stagione con loro. Poi ci sono stato 2 anni con loro e poi li incontrò Peppino. Incontro con Peppino Di Capri, come avvenne? La sera i musicisti, finito di suonare, in genere si trovavano in un bar abbastanza notturno, e lì Peppino mi aveva già visto suonare da qualche parte, così cominciamo a parlare, loro dovevano partire, c'era Bebè, c'era Peppino, c'era Cenci, dovevano partire per l'Inghilterra e mi dissero vieni con noi, e io gli dissi ma quanto guadagnate? Niente, pochissimo. Io invece con questo dottor Ruta guadagnavo un sacco di soldi, però questi erano più simpatici, poi facevano il rock and roll e sono partito Esatto. E nel suo periodo di militanza, ha mai composto canzoni? con loro. Mai, non ho mai composto canzoni, facevano sempre, le canzoni le componevano sempre Peppino, in genere la musica. E Cenci faceva i testi, oppure anche musica e testi, Cenci, soprattutto Cenci. Lei era esecutore puro. Esecutore puro. Gli altri invece davano più anima anche nella creazione di quello che bisognava cantare, non solamente dell'impostazione sonora di quello che veniva suonato. Sì, diciamo che tutti contribuivano. Le registrazioni si facevano all'impronta, nel senso si riuniva in sala, che facciamo? Facciamo questo, tu fai questo, tutto questo, pronti, via, e si faceva. Quindi era quasi un live. Era quasi un live, sì. Non c'era tutta questa grande differenza tra studio e live come dagli anni 70 in poi. Assolutamente no. La stessa cosa, quello che facevamo nei locali lo facevamo in studio. Paro, paro. C'erano 2 piste sole. C'era molta differenza di esecuzione, quindi tra qualche esibizione locale notturno e nell'incisione in studio. Dico, c'erano anche le improvvisazioni nell'esibizione dal vivo. Assolutamente sì. Dal vivo si facevano delle canzoni. Ognuno poi faceva le improvvisazioni che pensava, Cenci faceva le sue, io facevo le mie, Peppino addirittura faceva le sue. Gli unici che non improvvisavano erano Pino e Bebè, perché erano la sezione ritmica che non improvvisava mai. Soprattutto un particolare, la differenza, per quanto simili, per quanto della stessa famiglia, degli strumenti, sassofono tenore,
clarinetto, flauto. A ognuno di questi strumenti lei dava un'identità, vero? Ogni strumento aveva la sua caratteristica, la sua voce, dava la sua impronta a una canzone diversa. Certamente sì, ma era tutto, come ripeto, abbastanza così, abbastanza improvvisato. Qua in questa canzone che facciamo? Mettici il flauto, e ci mettiamo il flauto, perché magari è una canzone più dolce, meno ritmica, e il sassofono invece faceva più le cose ritmiche. Doveva dare più virtuosismo. Più in un pezzo più elettrizzante, energico, era immancabile il sax. Non c'è niente da fare. Il clarinetto si usava poco e il flauto pochissimo. Uno strumento che lei chiamava anche la gallina, era il flauto. No, la gallina è il sassofono. Perché mi prendevo in giro, perché usavo il sassofono come una cosa ritmica. Non so come spiegarti, fai conto, lo faccio così a voce, un po' ridicolo però. Si fa col sassofono. To, 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 to. E siccome è un'impronta quasi gallinacea, allora mi chiamano la gallina. 1965, sono passati 50 anni dall'unica tournée dei Beatles in Italia. Che ricordo a lei di quella tournée dove siete stati apripista? Mi ricordo l'Adriano, soprattutto a Roma, tantissima gente. Il primo tempo facevamo noi, e allora, siccome Peppino era molto conosciuto, credo, ma dico forse una fesseria, che fece ugual successo dai Beatles, perché la gente lo conosceva molto bene, Peppino, invece i Beatles ancora non erano straconosciutissimi. E poi mi ricordo John Lennon, che quando mi diede la mano c'aveva quello che noi chiamavamo un po' la mano moscia. Sono però anche voci che dicono che questa tournée dei quattro di Liverpool nella nostra penisola non andò molto bene, quasi un disastro. Non direi, perché noi facemmo, se non vado errato, tranne a Milano. Milano benissimo, Roma benissimo, era pieno. Adriano era zeppo di gente con la coda fuori. C'era anche però meno spazio rispetto allo stadio, ovviamente, anche questo. Ma allora non c'era questa... Il Vigorello, questa è la prima tappa, il velodromo di Milano. Non c'era tanto questa abitudine degli stadi. Affatto, no. Forse una delle prime battute fu quella lì, dal velodromo... Bravo, al Vigorello, sì, al Vigorello. Poi Genova. Non mi ricordo Genova dove... Tu lo sai? Alla Sport. Ah, vedi, gli stadi erano poco usati. Probabilmente, infatti, questa prima e unica tournée dei Beatles in Italia diede quell'impronta del concerto nei Palasport, negli stadi, che sarà poi l'impronta dei concerti di stampo internazionale nel mondo dagli anni 70 in poi. È vero. Probabilmente gli Scarafaggi di Liverpool furono quelli che impostarono, proprio in simbiosi di pop art, di cultura moderna musicale, questo rapporto, questa esibizione dal vivo. Dal vivo, sì, negli stadi, negli stadi. Mettendo anche da parte quella che era il vostro marchio di fabbrica dal vivo, 360 giorni all'anno nel locale notturno. Non c'è dubbio. Noi eravamo molto abituati a suonare sempre, comunque, tutti i giorni, quindi allenatissimi, quindi affiatatissimi, era un bel gruppo. Era il night a fare voi o viceversa? Cominciamo con il night. Il primo grandissimo successo lo avemmo a Ischia, perché non si sa perché, ma Peppino era un ragazzo, era formidabile,
faceva uno spettacolo, non si fermava mai, suonava per 3-4 ore di seguito, saltava sul pianoforte, cantava, anche noi naturalmente, spinti da questo esempio, facevamo i salti mortali per terra, in ginocchio, insomma, facevamo veramente spettacolo. E quell'anno a Ischia ci fu la fila fuori per, credo, tutta l'estate, al Rancio Fellone. Furono le prime immortali stagioni che contribuirono all'esordio del cantante e del gruppo. Assolutamente sì. E lì Peppino si fece nella zona, almeno credo, in Campania, fece un gran nome, perché si sparse la notizia che c'erano sti ragazzi che facevano un grande spettacolo e la gente veniva da tutte le parti per vederci. Altra cosa molto importante, e lo stavo accennando prima, sui generi, su come ognuno di voi se la svolgeva per quanto riguarda il sound. Lei pensa di aver contribuito a introdurre proprio come idea un particolare ritmo, un particolare genere musicale nel gruppo? Un esempio, una rumba, un charleston, uno slow rock? È una domanda difficile perché, La domanda più ambiziosa, diciamo. tutto quello che noi abbiamo fatto l'abbiamo fatto distinto, Senza pretese. senza studio, senza perché, senza pensare. Era così, andava così. Tu fai questo, tu fai le armonie, tu fai una bella ritmica, tu fai la rumba rock e andiamo avanti così. Ma ti dirò di più, perché vorrei dire, vorrei spendere una parola anche per far capire la bravura e l'istinto, la musicalità di Peppino e soprattutto di Peppino e di Cenci. Perché il grande spettacolo si svolgeva ad un certo punto della serata perché Peppino gridava questa frase: ragazzi, andiamo in piazza. Il che vuol dire che andavamo tutti sulla pista di ballo dove stavano ballando, in mezzo a quelli che ballavano. Per cui Peppino lasciava il pianoforte e naturalmente ci voleva una grande bravura di Cenci con la chitarra e mia col sassofono per armonizzare il tutto, perché mancava il pianoforte, Peppino stava fuori, Bebè prendeva il tamburo e si metteva in mezzo alla gente che ballava, Pino prendeva sto basso e facevamo. E questo fatto credo che abbia contribuito moltissimo al successo del gruppo in quegli anni. Ne abbiamo anche una prova televisiva di questo approccio che lei Ah sì, adesso ha c'è. citato. Ah, non lo Alta pressione, novembre 1962, voi che quasi in jam session suonate negli studi televisivi Rai, insieme a un sacco di giovani, folli per il twist e per il ritmo che aveva inventato Peppino e voi soprattutto. Il twist è, non so chi l'abbia inventato, fatto sta che noi eravamo Fu sempre alla moda. l'esplosione di due, tre L'esplosione, anni tre anni, italiani. sì. Quale fu la canzone, sai meglio di me, il twist che fece grande successo? Ah, Saint-Tropez, la musica Scritto da di Genji. Poi, Cenci. 1967, l'inizio della crisi, che fa da contrappunto all'esplosione del twist, del rock and roll di 5-6 anni prima. Di Cominci. conseguenza inizia la crisi, un periodo di flessione sia discografica e sia di successo dal vivo, che porta purtroppo, dopo 10 anni di intensissima carriera, allo scioglimento dei vecchi Rockers. La crisi ci fu, perché i cantautori, perché era cambiata un po' la maniera di gestire i locali notturni, noi facevamo più feste che non locali, insomma, non so per quale motivo ci fu questo periodo di crisi, ma
che non fu una crisi spaventosa, nel senso ci fu un po' un calo della richiesta Rispetto agli anni rispetto precedenti. agli anni precedenti. Dopodiché non si sciolse il gruppo, mi pare, quando è che io andai via? Nel 78. 6-8? Ecco. E io andai via perché non volevo fare il musicista professionista, già incominciavo a avere, non ero più un ragazzino e quindi decisi che la mia vita non sarebbe dovuta essere quella del musicista, anche perché fare i salti mortali, i rockers a una certa età è pure patetico. La sua vita dopo i Rockers, segnata da... Niente, ho lavorato alla Ricordi, ho lavorato alla Fonicentra, ho fatto il produttore e poi mi sono messo a riposo. Quindi non ha suonato più? Ho suonato molto poco con gli amici, soltanto il jazz perché è sempre stato quello il mio amore. Sempre, Sempre, perdutamente. sempre perdutamente. Vuole fare un piccolo regalo a alcuni fan che sicuramente ancora la pensano? Un pezzo di clarinetto o sassofono, se ce Non n'è c'ho strumenti? gli strumenti, non ce l'ho più. Non li ha più? Cioè, ce l'ho, non so dove, e poi no, non funzionano più bene, non ce l'ho più. Mi dispiace. È così. Gabriele Varanno ci ha regalato queste preziosissime testimonianze.